Ah, sono molto felice di essere dello Spezia al 100%. Sono già 2 anni che sono strafelice qua, che mi ha accolto la città di una maniera incredibile. E allora penso solo a dare più del 100% per questa città, per questo club che mi ha dato tutto. E allora pensiamo al nuovo campionato che si avvicina. Bene, bene, sì, ci stiamo preparando. Sapete che sono un paio di settimane di percorso dove si spinge al massimo, dove ci proviamo di essere al 100% fisicamente. Ci stiamo preparando, conoscendo i nuovi giocatori, il nuovo mister. Diciamo che siamo un po' in questo ritiro a conoscere un po' e fare una nuova famiglia. Ah, secondo me il ritiro è proprio difficile, penso da quasi dappertutto, cioè ti lavori al massimo, oltre a quello che puoi dare, quindi, però ovviamente sì, abbiamo bisogno di questo per poi dopo rendere e esprimersi al massimo per tutto il campionato, quindi ti sta a fare un po' male un paio di giorni, ma poi piano piano si vede che è buono per me e per tutti, penso. Sì, c'è un'amicizia particolare con Dani, cioè abbiamo dal primo giorno, quando lui è venuto, penso che abbiamo fatto, come si dice, come il clip, abbiamo fatto lì, abbiamo un rapporto incredibile, cioè facciamo quasi tutto insieme e sono strafelice di compartire quasi tutto con lui. Sì, abbiamo avuto praticamente 2 o 3 allenamenti, ci stiamo capendo, diciamo, l'idea che c'ha lui. E secondo me è un allenatore che sa cosa vuole, che ha esperienza, mi sembra bravissimo, quindi vediamo piano piano, cominciamo a imparare quello che vuole lui in campo, cercheremo di aiutarlo facendo il nostro massimo e così andare tutti avanti. Oh, il calore di tifosi manca sempre, penso che da un paio di giorni ci vuole e ti fa essere caldo, ti fa essere carico, quindi quest'anno penso che ci abbiamo bisogno di tutti e di quelli che non hanno potuto andare l'anno scorso e quest'anno abbiamo bisogno di tutti, quindi tutti dobbiamo essere al picco, che quest'anno dobbiamo fare di più.